Prime uscite dell'anno per i tennisti azzurri impegnati nel primo torneo della stagione 2019. Nell'EP 250 di Doha Bautista Agut si prende la rivincita su Berrettini che l'aveva battuto nell'ultimo incrocio, ovvero la finale di Gestod 6-1, 6-4 il punteggio. Fuori anche Paolo Lorenzi, che si arrende a Verdasco per 6-3, 6-4 punto e apostrofo ufficialmente ricominciata la stagione del tennis, quello vero. Nessuna esibizione varia, ma tornei ad con punti veri e propri e indicazioni verso il primo slam stagionale, avvia tra 15 giorni esatti a Melbourne. Non benissimo le prime due uscite per i colori azzurri. A Doha, dove erano in campo da lucky loser sia Matteo Berrettini che Paolo Lorenzi, entrambi i tennisti italiani sono stati eliminati. Il match più interessante era forse quello non prodotto perché non coperto dalle telecamere. Berrettini risfidava infatti Bautista Agut nel remake della finale di Gestod che la scorsa estate era valsa al romano il primo titolo EP della sua giovane carriera. Questa volta ha vinto Bautista Agut che si è imposto col punteggio di 6-1, 6-4. Punto lo spagnolo si è confermato molto temibile, come in ogni inizio di stagione del resto. Nella sua carriera proprio in gennaio sono arrivati 3 degli 8 titoli conquistati complessivamente. Si è arreso anche Paolo Lorenzi, che nulla ha potuto contro la testa di serie N grado 8 Fernando Verdasco. In un match tra due veterani del circuito, ha prevalso Verdasco che si è imposto per 6-3, 6-4. Lorenzi era partito un break sopra, ma due turni di servizio consecutivi persi sul più bello gli sono costati il primo set. Dopo break e contro break iniziale nel secondo, invece, l'azzurro ha perso il servizio nel settimo game. Punto di questa prima settimana per il tennis italiano resta in gara quindi solo Andrea Seppi, anche lì impegnato a Doha e che sfiderà il talentuoso russo Rublev.